Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo io, SuperTumi97, e questo video è dedicato al concorso che aprirò per i 150 iscritti. E sono arrivati finalmente questa mattina, è arrivato il 150esimo. Bene, quindi, come vi avevo detto, aprirò un concorso che terrò aperto magari, diciamo, qualche settimana perché leggermente non è come l'altro che era solo una votazione, questo è proprio un concorso con i premi. Allora, passiamo alle regole. Intanto per partecipare mi scrivete semplicemente nei commenti partecipo al concorso in modo che so chi partecipa e così terrò conto. Cosa dovete fare? Allora, vi ricordate il video dei fotomontaggi che avevo fatto io quando stavo male e non avevo niente da fare? Ecco, dovete fare un fotomontaggio, semplicemente uno, non 10 come avevo fatto io. Che faccia, diciamo, un po' ridere o sia fatto abbastanza bene, insomma, sia un po' spettacolare, così. Un fotomontaggio, quindi, che riguardi chiaramente i personaggi Nintendo o qualcosa che c'entri con i videogiochi, comunque, perché se no, se mi fate due foto messe una sopra l'altra, non ha molto senso. Quindi mettete, che ne so, uno sfondo qualunque di un bosco, così, e ci mettete, che ne so, Link che dice qualcosa. Quindi. Questa è la cosa da fare. Per farmi vedere qui il vostro lavoro, fosse stato un po' più di tempo fa, vi avrei chiesto di postarlo tipo su Mega Upload o così, ma dato che hanno ormai chiuso quasi tutti quei siti, vi dico di fare, inserite questo fotomontaggio in un video, mettete che ne so solo la vostra intro, scrivete video di risposta per il concorso di SuperTumi97 e mettete la vostra immagine che dura 10 secondi, tipo così che io la possa vedere, e mettete quel video come video di risposta a questo. Così, allora, poi vi avevo detto che ovviamente ci sono anche dei premi per i vincitori. Intanto a partecipare dovete essere almeno 10 perché sennò non c'è gusto. E io premio i primi 3. Allora, il primo classificato riceverà la pubblicità in un mio video, proprio diciamo all'inizio, vi farò proprio pubblicità al canale, metterò il suo canale nella descrizione del video e uno sfondo per il canale, quindi il template. E qui ovviamente poi mi può mandare un MP con scritto come lo vuole lo sfondo, nel senso che ne so, se vuole dietro una foresta, dei pianeti, uno sfondo tutto pazzo, che ne so, tutte queste cose qua, è quello che vuole e io glielo realizzo in poco tempo, tanto non ci metto molto. Perfetto. E per quanto riguarda invece il secondo classificato, riceverà un avatar, anche questo ovviamente fatto su richiesta, mi dirà cosa vuole e metterò il suo nome. Quindi l'avatar per il canale più 2 settimane nel mio box dei, come si chiama? Nel mio box dei canali consigliati. Tanto sono pochi quelli che ho nei canali consigliati, quindi salta subito all'occhio se ne ho aggiunto uno. Quindi per 2 settimane. E infine il terzo classificato riceverà un avatar, semplicemente un avatar, anche lui fatto come mi chiederà come farlo, eccetera, eccetera. Ricordate che dovete essere almeno 10 a partecipare, perché se no non c'è gusto. E adesso farò anche un mini tutorial perché chi non sa fare un fotomontaggio dirà da dove parto. Per non vedere tanti tutorial, ve lo faccio vedere subito in questo concorso. Allora, potete realizzarlo in due modi. O con Photoshop o con Gimp. Chi ha Photoshop consiglio di farlo subito con Photoshop perché è più facile. Direte, ma cosa sta dicendo? Invece sì, è più facile con Photoshop, mentre con Gimp c'è un po' più da lavorare, ma vi farò vedere subito un tutorial. Allora, andiamo ad aprire Gimp. Partiamo con Gimp e vi farò vedere cosa dovete fare. Allora, ok, qui si apre l'immagine, allora fate File, ovviamente, apri. Scegliete un'immagine di sfondo, io ho scelto un bosco, una foresta, foresta incantata. L'ho trovata, comunque mettetela grande questa immagine così. Ok, questo qui sarà lo sfondo del vostro fotomontaggio. Poi andate tipo su Google Immagini, cercate Donkey, che ne so, mettiamo che lo vogliamo fare con Donkey Kong PNG. Cercate, ok, vedete che tutti i formati sono appunto PNG.
Vuol dire che praticamente queste immagini, non tutte, cioè adesso non so, dovete un po' guardare voi, non dovrebbero avere lo sfondo, cioè si dovrebbe vedere solo Donkey Kong e quindi non hanno lo sfondo bianco dietro. Quindi cercatele, le salvate, le ingrandite salvate, e io, vabbè, ovviamente ce ne ho già perché le avevo fatte quelle dei fotomontaggi. Allora, e poi dovete fare così. Allora, scegliete livello. Nuovo livello. Ok, poi fate file, apri e prendete. Io ce l'ho già qua. Dov'è? Mario and Yoshi. Vabbè, io ho messo questa. Ok, vedete che non ha lo sfondo dietro. Adesso facciamo così. Adesso facciamo tasto destro, modifica, taglia. Vedete che non ha preso lo sfondo. Tasto destro, modifica, incolla. Ok, ed eccola qua. Poi qui ci sono gli strumenti per muoverla, tipo con questo qua potete. Aspettate. Vedi, vedete, la muovete. E per ingrandirla premete questo. No, ho fatto un po' di casino. Ecco, vabbè, così l'ho duplicata, non so perché. No, giusto perché non era selezionata, quindi la selezionate e poi la prendete. No, aspettate, sto facendo un po' di casino. Ah, ecco qua, e la ingrandite. Sì, l'ho sdoppiata di nuovo, non so perché, comunque. Si fa così in pratica. E basta mettere queste immagini qui e fate scala. Con scala ve la salva. Ah, ecco, no, no, niente, non era sdoppiata. Dovete semplicemente premere scala, ok. A posto, e questa è fatta. Poi, se volete mettere il fumetto, fate nu di nuovo nuovo livello. File, apri. Io anche qua ho già messo il fumetto, naturalmente. Aspettate, che eccolo qua. Spec Balloon. Ah, il fumetto ve lo metto già anche nel link della descrizione, perché così ci avete già tutto il fumo. Usate questo, tanto è il più facile. E fate come al solito, taglia. Questo lo potete. No, aspettate. Lo chiudete. Tasto destro, modifica. Incolla. Voilà. E avete il vostro fumetto personale. Glielo mettete qua davanti. E poi qui c'è l'editor testo. Vabbè, potete scriverci quello che volete e lo incollate qua dentro. Quindi veramente molto semplice. Con le immagini PNG non ci vuole niente a farlo. E mettete quindi, fate una scenetta divertente, tipo qualcosa del genere. Spero che abbiate capito come funziona. Comunque ricordatevi che deve essere formato PNG. Invece passiamo. No, no, aspetta, che qua ci avevo ancora aperto Gimp, possiamo chiuderlo. Poi gli altri livelli chiaramente non salvateli perché sono vuoti. Ok, andiamo invece su Photoshop. Su Photoshop è decisamente più facile, infatti fate apri. Qui avevamo già l'immagine, vabbè, prendiamo questa. Di questa specie di astronave. Ok. Allora, poi facciamo file, inserisci, quindi qua non c'è bisogno di aprire nuovi livelli, eccetera. E mettiamo, che ne so, Fox. Qui lo spostate direttamente, lo potete ingrandire subito senza nessun bisogno di strumenti. E poi anche qui fate di nuovo, poi dovete fare tasto destro, inserisci per metterlo. Poi fate file, inserisci. Prendete di nuovo il fumetto, che è qua. Lo spostate, fate inserisci e poi l'editor testo è già qua. Tenete premuto, fate la cosa e scrivete quello che volete. Insomma, qua sopra c'è l'editor per ingrandire, rimpicciolire. Facciamogli dire wow. Comunque, semplicissimo, non ci vuole praticamente niente. E poi premendo là, ok. Quindi con Photoshop è più semplice. Quindi se volete usare Photoshop potete scaricarlo con un qualsiasi tutorial, tanto ce ne sono un casino su YouTube. Se no, fateli con Gimp, che è leggermente più complicato, come ho detto, ma niente di difficile, vi ho già fatto vedere come si fa. Quindi io eleggerò, diciamo, il fotomontaggio che è fatto meglio, quello che farà o più ridere o sarà più fa comunque. Che ne so, spettacolare, mettete delle astronavi così, boh, eccetera, eccetera. Ricordate che deve esserci un personaggio Nintendo almeno, e qualsiasi altra cosa.
Va bene, adesso vi saluto, vi ho detto tutto, quindi ci postate i vostri fotomontaggi in un video di risposta. Ciao ciao ragazzi!